molto buono del calcio austriaco, si è invece qualificata per le semifinali di Coppa delle Coppe. E l'Austria, qui opposta all'Hajduk di Spalato all'andata, era stato 1-1, gol di Paric e Šuriak. Abbiamo visto proprio, vediamo proprio un'azione promossa dallo stesso Šuriak che non viene poi invece concretizzata dai propri compagni. Va in vantaggio con questo gol di Šop l'Hajduk al 21esimo del primo tempo. Le cose si sono messe molto bene all'inizio per la squadra spalatina che, dopo essere passata in vantaggio con Šop, appunto al 21esimo, ha avuto questa grossa occasione. Vedete, il portiere commette il fallo, calcio di rigore che viene sbagliato da Kutikla. È il 44esimo del primo tempo. Nella ripresa le cose si capovolgono perché la squadra austriaca va in pareggio con Detzbacher, l'abbiamo visto il gol, e quindi si deve arrivare ai rigori, un po' la ripetizione della partita Ajax-Juventus. Tira per prima la squadra austriaca con Paric, che è il primo incaricato. Paric era stato anche l'autore del gol dell'andata, ricordo pareggio 1-1, gol di Paric e di Šuriak. Primo tiro dunque di rigore di Paric contro il portiere jugoslavo dell'Hajduk di Spalato, Katalinic. Paric fa centro, 1-0 dunque per l'Austria, e l'Hajduk sbaglia il primo rigore con Salov. Prohaska 2-0, adesso è la volta di Jerkovic ed è parato da Baumgartner, il portiere dell'Austria Vienna. Segna Drazan, adesso se viene ancora sbagliato il gol è irrimontabile la situazione per l'Austria, e infatti il portiere Baumgartner pare il tiro di Chop, l'Austria vince per 4-1 e passa il turno.